La Serenissima è un progetto del 1962 dei fratelli Solcini per la società Campari. Già ai tempi era considerato un edificio innovativo e tecnologicamente avanzato. La nostra è più una coprogettazione a distanza di 50 anni in cui abbiamo cercato di mantenere i caratteri significativi dell'edificio, rifunzionalizzandolo e rendendolo più attuale. Questa architettura è ricordata come un edificio scuro, un edificio nero, e questa immagine popolare condivisa, questo ricordo condiviso, tutto sommato l'abbiamo fatto nostro durante la fase di restyling ed è tornato nella sostanza poi ad esserlo. Il progetto dei fratelli Soncini aveva una spiccata caratteristica strutturale molto marcata, campate libere all'interno e la struttura era portata tutta all'esterno, verso l'involucro. La nostra scelta è stata quella di renderla visibile, di mantenerla, quindi di lavorare su questo pattern geometrico dato dalla struttura, che è un pattern ritmico, modulare. E poi giocare sulla variazione, quindi il vuoto e il pieno, creare una nuova partitura su una partitura già esistente, quindi una sorta di sovrascrittura del prospetto. Il progetto ha coinvolto anche il recupero del giardino sviluppato in collaborazione con l'architetto paesaggista Marco Bai, lavorando su questo parterre di ciottoli lavici molto scuri che tendono in qualche modo a fondersi con la facciata, da cui poi nascono questi elementi verdi che prendono uno spiccato contrasto con quello che è poi tutto il contesto.